È forte e molto intelligente ed è il più tipico dei gatti. Il gatto di casa, detto anche comune, è l'esemplare più diffuso e conosciuto dall'uomo. La sua capacità di sapersela cavare in tutte le situazioni da solo è proverbiale, ma alle volte non sempre gli va bene, soprattutto in questo periodo dell'anno dove il richiamo di madre natura lo porta a vagare anche lontano dai suoi luoghi abituali, cosa che purtroppo lo espone a più pericoli. Come la storia di Sondino, un gatto ospite del gattile Melampo, che purtroppo oggi dovrà subire un'amputazione. È un micio che è stato trovato una decina di giorni fa investito, aveva un grave trauma al bacino e alla mandibola con una frattura importante che ha richiesto l'applicazione di un cerchiaggio e per diversi giorni è stato nutrito con un sondino esofageo, di cui il suo nome l'abbiamo chiamato Sondino. Oggi purtroppo una delle zampine non è stata possibile salvarla e quindi sarà necessario appunto questo intervento di amputazione che ovviamente non gli pregiudicherà in alcun modo una vita felice, comunque dignitosa in una famiglia. Tutti gli animali che vengono trovati sul territorio del comune di Fano, incidentati, investiti, malati, vengono portati qua. Una volta stabilizzati vengono poi portati qua. Quindi noi ci occupiamo del recupero, laddove è possibile, dell'animale, quindi somministrazione di terapie, medicazioni che si possono risolvere nell'arco di breve tempo, oppure protrarsi per più tempo in vista comunque sempre di un recupero totale della salute dell'animale per poi mandarli in adozione. Gli ospiti del gattile Melampo sono ospiti particolari che l'amore e le cure dei volontari gli restituiscono una seconda vita dopo che qualche brutta avventura li ha privati della loro proverbiale agilità, ma che non li ha privati della loro socialità. E potranno essere ottimi compagni di vita se li voleste accogliere nella vostra famiglia. Teneri, affettuosi, amanti delle coccole. E questi mici, meno fortunati degli altri, sapranno esservi riconoscenti con il loro affetto per tanto tempo. Del resto si sa, i gatti hanno 7 vite.